Carissimi amici di Light Channel Italia, buongiorno. Oggi venerdì 1 maggio leggeremo il testo tratto dalla prima epistola ai Corinzi, capitolo 9, versetti 24 e 25. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. In questi versetti, dove c'è un parallelismo tra la competizione sportiva e le questioni di fede, si mettono in evidenza i seguenti punti: la sfida, l'autocontrollo e la presenza di un premio. Di sfide nella nostra vita ne abbiamo molte. Non ce ne sono solo nello sport, ma anche nella scuola, nel lavoro, nella famiglia ed aggiungerei anche quelle nella fede. Ora analizziamo quelle del primo tipo, quelle secolari. Per esperienza tutti sappiamo che anche se c'è il talento, per eccellere o per riuscire fino in fondo, serve anche l'autocontrollo. Che significa? Avere il dominio, padronanza delle proprie azioni e reazioni. Il tutto ci incentra nella coscienza e nella forza di volontà, ossia nella costanza di valutare lo stato delle cose e di perseverare nel fare le cose. Per esempio, l'atleta deve fare esercizi, non solo quelli che piacciono, ma tutti quelli che servono per avere la preparazione fisica per affrontare quella specifica gara. Lo studente non può fare solo i compiti che piacciono, ma tutti. Per ottenere il massimo profitto, quando si rende conto di non sapere bene degli argomenti di una specifica materia, anche se stanco, deve sforzarsi e trovare le energie per fare quello che deve. Simili esempi si possono trovare per il lavoro e soprattutto per la famiglia. Ma gli stessi concetti li possiamo ritrovare nello studio della Bibbia, nel mettere in pratica gli insegnamenti e nell'evangelizzazione. La fede è di supporto nella vita quotidiana, quindi non è una cosa a sé stante, ma è soprattutto il nostro futuro, perché è indispensabile per entrare nel regno di Dio. Vediamo Giacomo 1, 2, 5. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Quindi la parola di Dio afferma che dovremmo affrontare delle sfide. Stiamo bene attenti a non confondere i vari tipi di sfide. Ci sono delle sfide che scegliamo noi. Allora, quali sfide scegliere? L'Apostolo Paolo infatti parla di corone corruttibili e di corone incorruttibili. Leggiamo Matteo 6, 19, 20. Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Ma dovremmo affrontare anche sfide che non scegliamo noi. Giacomo 1,12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Apocalisse 2,10. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. La corona della vita. Oh, finalmente parliamo di premi. Quelli sì che piacciono tutti. Ci sono tante persone che spendono il proprio denaro per un biglietto della lotteria, per vincere viaggi, soldi. Per questo chi indice lotterie fa la pubblicità ed annunci di ogni tipo. Sapete che anche nella parola di Dio, precisamente in Apocalisse, ci sono degli annunci? Infatti c'è scritto: chi ha orecchio, ascolti.
In Apocalisse il Signore indirizza di persona delle lettere alle sette chiese, che rappresentano le chiese cristiane attraverso le epoche. Ecco gli annunci. Apocalisse 2:7. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Apocalisse 2:11. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Apocalisse 2:17. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2:26 e 28. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni e darò lui la stella del mattino. Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:12. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scenda dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:21. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. In tutti questi versetti, all'inizio o alla fine, è scritto: Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete, qualsiasi cosa succeda, mi piace l'idea che un giorno le vesti bianche diventino di moda. Amen.